Let's go! Bentornati, ovetti, su Kirby's Dream Land 3, livello 3. La furia di Chuchu. Molto ironicamente, quello che ha appena fatto Gui è la missione del primo livello. Ricordate come nel primo livello del primo mondo bisognava salvare questi fiori? In questo livello dovete invece schiacciare tutti quanti i fiori e lasciare integri i Gero Matsudake, i funghi velenosi. Sto inoltre andando avanti sempre con Kain. Qui il gioco vi consiglia di usare l'abilità fuoco, anche senza Kain in effetti. Però Kain fuoco lancia un'onda di energia che si ferma al primo bersaglio, mentre Kain lama ha un effetto penetrante, quindi in realtà funziona leggermente meglio. Andiamo avanti ancora un po' con Kain e poi cambieremo amico animale. Sapete, siamo già praticamente a metà let's play. Già, fa un po' strano. Aggiungerei, abbiamo finito, perfetto, che l'ultimo livello di questo mondo è probabilmente il più complesso da navigare, non è il più difficile. E qui per caso, sì, qua abbiamo un coniglio che saltella, saltella, saltella e sparisce misteriosamente. Perché qui c'è una porta nascosta con roba extra. Abbiamo una vita e tante bellissime stelline. Double one up! Non l'ho fatto apposta. Non ho calcolato il numero giusto di stelline da prendere, però bella coincidenza. Qui abbiamo gli amici animali, perfetto. Il gioco consiglia Rick e Peach. Quando è vero che useremo Rick, voglio un attimo mostrarvi Peach Lama. È strano ma funziona. È un boomerang, ma non è un normale boomerang. Perché se fate un salto... Ok, perfetto, ben preciso. Peach continuerà a ruotare attorno a Kirby. E continuerà anche a fare danno a nemici e boss attorno a lui. È forte, però poi vi lascia un po' scoperti. Rick ci serve non tanto per l'abilità lama, che aggiungerei è molto strana. Lancia letteralmente Kirby come se fosse una lama. È l'esatto opposto della lama Peach. Però qui, attenzione, dobbiamo andare avanti e dobbiamo sopravvivere. Abbiamo in realtà pochi punti vita. Vorrei provare a prendere intanto questo rivitalizzante, grazie. Ma poi anche il pomodoro Maxim di fine livello. Ok, ce l'ho fatta, sono vivo. Nessuno mi ha colpito. Ho notato che dal controller della mia Nintendo Switch è un po' complesso fare lo scatto. Oddio, non di complessità, basta premere due volte il pulsante destra o sinistra. Però a volte non me lo registra e quindi mi fa fare salti strani e mi fa prendere danno. Ok, piano, chi va piano, va sano. Ecco, ecco, esattamente quello che stavo dicendo due secondi fa. Ho provato a fare un salto con scatto, che è più lungo, ma non ce l'ho fatta e ho preso danno. Pazienza, abbiamo ancora 6 punti vita, sto a posto. E adesso ci serve assolutamente Ricroccia. Perché altrimenti questa zona è molto, molto noiosa. Rotola e distruggi tutto, forse anche... Kirby roccia normale senza amici animali. Però ho scelto di usare amici animali perché non mi va di usare solamente Kirby. Ci sono zone in cui useremo solamente Kirby e non... ok, e non sempre amici animali. Però, hey gente, questa è la meccanica base del gioco. Non posso non usarla. Attenzione a questo Spark e a questo pipistrello. E si va avanti. Non siamo molto lontani dalla fine del livello. Ok, dovrebbe essere l'ultima stanza questa. Distruggi. Ok, vai. Piano con l'acqua. Bene, usare Rick in effetti è una cosa molto pratica. Fa molti danni, quindi funziona. Qua non c'è un dilupo, no? No, però posso boing. Esatto, posso rimbalzare comunque su questi... non so che cosa siano. Non so neanche quale sia il loro nome. So solo che là si può cadere. State attenti, boing. Ah! Ok, ho premuto in tempo il pulsante di attacco. Non mi ha colpito. Allora, attenzione. Mamma mia, questi... pterodattili, fammi rimbalzare, ok. Un po' come questi bellissimi bouncy che ho appena distrutto completamente. Non so chi usare come amico animale della battaglia boss di questo livello. Probabilmente sceglierò più tardi in base a quali amici animali abbiamo disponibili nel livello 6. Intanto qui, grazie mille, fungo velenoso del tuo cuore. E saltiamo. Vediamo se riesco a prendere almeno il rivitalizzante o il pomodoro. E ovviamente vado proprio in mezzo ai due. Bene, spero ci sia un pomodoro Maxim da qualche parte nel prossimo livello. Ah, vero, volevo parlarvi un po' di Gui. Non dovrebbe essere... spoiler... Oh, fermi, fermi, fermi. Pa, pa,
Na na na, na 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 na. Devo prendere l'abilità per pulire e attenzione a questi cactus proprio qua, che dovrebbero darvi anche l'abilità spino. Però sì, l'abilità pulisci serve per questo livello e per la missione di questo livello. Chi è che non conosce questa canzoncina? Seriamente, chi è che non la conosce? Il fastidio però di dover camminare sulla sabbia, mamma mia. Non vedo l'ora di finire questo livello. In generale il mondo, non il livello. Perché non mi piace camminare sulla sabbia. Vero Q, vero Ciuciu? Usiamo Q, useremo Ciuciu più tardi in altri livelli, quindi non preoccupatevi, useremo anche lei. Avrà un bel po' di screen time. Andiamo, Q, vola. E pulisci. Diventa uno spazzolino, una spolverina in effetti, non è uno spazzolino, e ci serve appunto per andare avanti. Non serve specificatamente Q, ma è da un po' che non lo usiamo. Inoltre pulisci, inoltre ci fa volare in fretta. Se riesco a non prendere danno mentre volo. Ok, ok, ma come ha fatto a farmi danno quella ragnatela? Lo sa solamente il gioco. Stiamo attenti allora. Abbiamo 3 punti vita. Qui c'è un piccolo segreto, un po' come nel primo stage, nel primo livello. Qua sotto abbiamo delle stelle che non importano a nessuno, ma ci sono 2 porte ai lati di quest'altra porta. E lì abbiamo 2 rivitalizzanti e una vita extra. Ovviamente questo vuol dire che possiamo entrare nella roccia per appunto prendere cose extra. Ci sono molti indizi che vi portano a cose nascoste in questi giochi, però non sono mai iper nascoste. In che senso? Magari l'ho spiegato un po' male, attenzione, non voglio perdere la vita che ho appena recuperato, grazie. Prima c'era il coniglio che ci ha fatto prendere un po' di cose extra, ma abbiamo visto che entrava in quella zona. Poi in un altro livello c'era per esempio Kain Elettricità, che illuminava la strada, che ci ha fatto vedere porte nascoste e così via. Ah! Abbiamo un'altra volta l'abilità pulisci, quindi non bisogna portarla sin da inizio livello. Questi cavalieri credo che siano alla fine sempre Sharp Knight o qualcosa del genere, però hanno armi di tutte quante le abilità e possono in effetti darvi tutti i power-up di questo gioco. Zietta! Non è uno scherzo, si chiama seriamente Aunty, quindi Zietta. Aveva una scopa, vuol dire che dovete ovviamente voi pulire il pavimento. Queste sono porte finte, però mi raccomando, ok, non dovete essere colpiti. Per questo forse potrebbe essere più pratico utilizzare Ciuciu, però Q è più veloce, quindi sto usando Q. Ci sono 2 piani da pulire, quindi puliteli entrambi e dovreste aver finito la missione. Aggiungerei che Ciuciu pulisci, Ciuciu scopa, insomma, è molto divertente e ha anche molto senso, ok? Suono jingle della fine della missione, quindi posso finire il livello, anche se non sono cieco, la vedo quella stellina là sopra e so che ci sono altre stelline qua in alto, bene. Più vite prendo, meglio è per tutti noi, giusto? Tu mi dai l'abilità lama, credo. Non è che io ti voglia, e tu invece l'abilità spino. Però, guardate, finché li evito, finché non mi fanno danno, sto a posto. Qua non c'è nient'altro, vero? Sì, siamo in un formicaio. Almeno sembra essere un formicaio. Siamo sottoterra, attenzione a queste gocce. Non voglio essere colpito. Questi nemici qua hanno importanza nella saga Dreamland, perché ci sono anche in Kirby 64, ma non danno nessuna abilità. Sì, potrebbero dare l'abilità acqua, ma non c'è l'abilità acqua in questo gioco. Anche se mi piacerebbe davvero non poco, anzi. Poi sanno solamente loro perché nascono da delle uova, quindi sono dei dinosauri? No. Devo stare attento perché ogni tanto ci possono essere cose sott'acqua. Mi sa che qua non c'è proprio niente, però. Stiamo attenti a questi pterodattili, ok? Pomodoro massimo, ok, questo lo devo assolutamente prendere. Puliamo, laverò via quest'onta, stavolta seriamente, perché abbiamo un... Allora, Come ho fatto a prendere danno 2 volte di seguito subito dopo aver preso un pomodoro Maxim? Almeno dammi altre stelline, gioco. Mamma mia. Adoro questi Waddle Dee. Perché sono intrappolati in delle giare. Sono spiriti di Waddle Dee. Stavo prima dicendo una cosa su Q. Abbiamo appena inzuppato il nostro gufo. Quello... Non posso parlare io. Non posso assolutamente parlare. Vero? Zietta, dammi il tuo cuore. Hannibal Lecter. Oddio, no, assolutamente no. Saltiamo. Magari un bel... Niente. Ed è un'altra volta in mezzo. Che mi succede oggi?
Ah, rilassati, Tonks. Rilassati. Andiamo nel livello 3. Eh sì, lo so che cosa avete visto, perché l'ho visto anche io. È un uovo. È un ovetto. Sì. Comunque questo è un livello 3. Dammi intanto... no, voglio l'abilità lama, perché lama Q non è affatto male. Lancia delle piume che non tornano indietro. Sono dei proiettili, non sono boomerang. Forse un po' lenti rispetto ad altre abilità, però funzionano e quindi non mi sto lamentando. Andiamo piano per non essere colpiti. No, non ti azzardare nemmeno, ok. Non so se conviene usare... No. No, non co... Mi fai colpire quel coso, grazie. Non ci conviene prendere l'abilità roccia, perché voglio mostrarvi Ciucciù. Perché sì, ora c'è Ciucciù da prendere con l'abilità lama, visto che non l'ho ancora mostrata. Allora, piano, attacco a distanza. Quei cosi col teschio non potranno più colpirmi adesso. È qui Ciucciù. È qui Ciucciù, vieni a me. Ciucciù lama. È un attacco roteante con Ciucciù, che in realtà è abbastanza comodo. È un po' come fare l'attacco in salto dell'abilità spada nei moderni Kirby. Sono rientrato qua dentro per vedere che in effetti sì, c'era Peach e c'era anche Q, quindi è possibile usare tutti e tre. Voglio usare però Ciucciù adesso, perché mi va di usare Ciucciù. L'ho già detto che l'avrei usata ed eccoci qua. E la useremo anche nel livello 5, perché bisogna usare lei nel livello 5. Attenzione qui a questi granchi. Forse ho fatto male a prendere Ciucciù. No, no, va tutto bene. Questi Twomp non mi spingeranno. Vi possono fare danno queste rocce, quindi attenzione. Andiamo piano, bene. Aggrapparsi al soffitto in effetti è una cosa abbastanza comoda con Ciucciù, soprattutto in questo livello. Quindi se sto attento dovrei riuscire a fare tutto quanto. I granchi sono qui solamente per darci fastidio, ma non riusciranno a danneggiarmi. Almeno spero. Potrei essermela attirata un po' però, quindi vediamo un po' se riesco a sopravvivere a questo livello o no. Chi lo sa, magari ci sarà la prima morte del Let's Play. No, ok, va tutto bene, va tutto bene. Non c'è niente a sinistra, non dovrebbe esserci niente, altrimenti me lo sarei segnato. Andiamo per di qua. Non voglio rischiare, però mi sa che... sì, ok, il corpo di Ciucciù conta come corpo di Kirby, insomma. Quindi è possibile prendere queste monete stella, che non sono monete. Non siamo in New Super Mario Bros. 2, Tonks, ok? Si possono prendere queste stelline. Oh mamma mia, beh, sì, siamo in un vulcano, gente. La cosa ha senso, anche usando il corpo di Ciucciù. Non voglio usare Ciucciù fuoco perché non serve. Qui in effetti forse ci conviene fare gli sneaky sneaky e camminare sempre là sopra. Vediamo. Non toccate la lava ovviamente, altrimenti danni. Qua forse, vediamo se posso. No, ok, fammi andare. Allora, voglio andare da sopra. A quanto pare non posso andare da sopra. Va bene, non andiamo da sopra, andiamo da sotto. Volevo provare a fare un po' il fancy, visto che abbiamo Ciucciù, ma no, non si può usare. No! Ok, piano. Non mi scotterai. Qua posso aggrapparmi però. Bene, ok. Proprio questo volevo fare. No, ok. Non ho visto il sotto. Non ho visto subito il sotto, quindi pensavo, oh no, lava. Beh, non c'era. Quindi sto a posto. Ok, la porta è qui. Dovrebbe esserci il minigioco? Perfetto, date il benvenuto a Caramelo. Ok, sono 4 bombospini. Chiederà sempre quelli con la bocca a O, quindi dovete scegliere il numero giusto dei bombospini che fanno quella faccia. Non è un uovo, è una caramella a quanto pare. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Dovrebbero essere 5 se ho contato bene. Dimmi di sì. Sì, perfetto, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Livello 3. Oh mamma mia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, ce n'erano due con la faccia sogghignante, no? Quindi non sono 7, ma sono 6. 1, sì, ok, perfetto, mamma mia. L'occhio vispo, mi raccomando. Se giocate alla Virtual Console, l'ho già detto, è possibile riavvolgere il tempo. Solo che a me non piace, quindi non lo farò. È una cosa un po' meschina. Ok, cerchiamo di tenere il più possibile l'abilità lama e non essere infiammati o colpiti da questi pipistrelli, magari. Ah, questi bobù non mi daranno fastidio. Ok, idem per voi, fiammelli. Ah, in effetti si chiamano fiammelli, no? Non si chiamano bobù. Bobù è il nome del miniboss ed è il nome del miniboss in inglese. Vabbè, li chiamerò fiammelli perché mi ricordo il nome fiammello. Magari sto sbagliando, però. Si è davvero... Aspetta un attimo. Si è colpito da solo andando nella lava, vero? Sì, è successo. Attenzione qui. Riesco per caso... No, non ci riesco. Ignoriamo l'abilità... Sì, ignoriamo l'abilità lama perché non posso più prenderla perché ha toccato la lava. Quindi non posso più
risucchiarla col tentacolo. Oddio, risucchiarla col tentacolo è strano, però vabbè. Andiamo avanti per un po' senza abilità. Ogni tanto fa bene andare alle basi, insomma. Ah sì, è vero, c'è il falso Kirby in questo gioco. Non fa niente, è un nemico normale. Però è divertente il fatto che ci sia un finto Kirby. È un po' come il fake Crash, solo che è Kirby, fine. Andiamo là, non c'è niente. Tu, goccia strana, non mi darai fastidio. Beh, anche tu, vieni un po' più qua, ok. Meglio stare attenti, abbiamo solo 3 punti vita. Tu non mi darai fastidio. Ok, bene, abbiamo appena imparato che non è possibile assorbire le ossa. Pensavo che fossero tecnicamente proiettili da lanciare, a quanto pare no. Allora, piano. Mi puoi dare l'abilità parasole magari? Ok. Spin to win. È molto più sicura perché vi rende in realtà invincibili. E abbiamo comunque finito il livello, quindi non importa più niente. Grazie, gioco. Ah, caramelo. Cuore ottenuto. Bentornato, ovetto. Forse riesco a... Ok. Ma come? Come faceva a non essere il massimo quello? Va bene? Andremo avanti con un solo punto vita, anzi 2, e non userò la strategia di utilizzare Gui. Oh mamma mia, finalmente abbiamo Chilli! Possiamo usare l'abilità ghiaccio. È la prima volta nel gioco che si può usare? Non lo so, però posso congelare i nemici. Finalmente abbiamo l'abilità ghiaccio. Aggiungerei che mi sa che questo è il livello dove è possibile prendere anche Nago. Nago ghiaccio è estremamente divertente da usare. Vediamo, qua abbiamo degli amici. Sì, Rick, eccolo qua, Nago, no! Ok, Rick, sei ancora vivo per caso? Sì, Rick è ancora vivo, perfetto. Nago ghiaccio è letteralmente un jetpack, in questo senso. E fa anche danno, cioè non è che non fa danno. Voglio però cercare di restare in vita, quindi userò il meno possibile il jetpack. A meno che non è strettamente necessario. Soprattutto contro questi nemici verdi qua. Allora, dovrei aver raggiunto la fine. Non c'è niente qua sotto. Aspetta! Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che c'era un tranello, bene. Però qua... Forse no, no, no. Meglio prendere l'abilità Spino. E vi mostro anche adesso Nago Spino. Nago Spino? Sembra un'altra cosa, ma pazienza. Non conviene usare ghiaccio contro questi nemici quando avete Nago, perché ovviamente dovete stare in alto. Questi nemici vi attaccano se state in alto, quindi attenzione. Siamo vivi. Per adesso abbiamo un brontottero. Attenzione. Vai. Un altro brontottero. La sabbia mi sta provando a trascinare verso le punte, quindi devo stare attento. Mi spiace, ciccio. Oh no, pipistrelli. Fortunatamente i pipistrelli fanno dei giri strani per venirvi addosso, quindi se non state alla loro destra o sinistra... Pomodoro Maximo! Ok, lo vedo quel pacto. Aspetta. Forgiamo un bel pacto noi due. Ok, grazie. Grazie mille per aver sopportato la mia battuta. Sono vivo. Ho un pomodoro Maxim. Adesso... Oh no. Era giù, vero? Vai, vai più... Nago! Nago, vai più... Vai... Ok. Nago, vai più in fretta giù. Forse senza... Vediamo un po' se riesco a... Ok. Bisogna andare giù, credo. Spero di aver fatto la scelta giusta. Allora, Nautilus. No, no, no. Non riesco a indirizzare bene. Su adesso, sì, ok. Non riesco a indirizzare bene il flusso dell'acqua. Fatti col... Ma come ho fatto? Piano. Con calma. Ok, a te riesco a colpire però, no? Ok, mamma mia. Ci ho provato più volte, ma non riesco a indirizzare bene il flusso di bolle d'aria. Qua invece bisogna andare al centro. Riuscirò a colpirlo? A quanto pare no. Mi devo far colpire ogni singola volta. L'ho detto, se non sbaglio, che Nago è il più largo tra tutti quanti gli amici animali, quindi ha senso che venga colpito di più. Però dai! Mini boss time! Allora, qui... Forse vi consiglio di togliere Nago. E... Bah! Mi spiace. No! Ok, ho rischiato un po'. Dammi altre stelle. Ti sto loopando all'infinito, per caso? Sì. Ok, un'altra volta? No! No, non dovevo premere il pulsante per Nago. Però adesso abbiamo un'altra volta l'abilità pulisci, quindi grazie. Ovviamente questo è un livello 5 o 4. Questo è un livello 4, sì. Quindi bisogna prendere qualcuno o qualcosa e consegnarlo a fine livello a qualcun altro. Pulisci, Nago. Laverò via questo... Oh, vita extra, bene. Laverò via quest'onta. Prendete questo. E a breve dovremo ripensarci, Oh! A quel gioco. A quella saga, in effetti. Sto parlando di...
Hyrule Warriors e l'era della calamità, ovviamente. Però a breve esce Tears of the Kingdom. Che sì, gente, l'ho detto 70. Ah, qua però sì, mi conviene prendere l'abilità spino. Vieni qua, no, vieni qua, no, vieni qua. L'ho già detto più volte e lo ripeto anche adesso. Sì, porterò Tears of the Kingdom. A quanto pare non importa se lo dico in italiano, in tedesco o in francese. La gente non mi ascolta. Però sì, porterò Tears of the Kingdom, gente. Fuoco! Quanto è bello. Allora, l'abilità Fuoco Nago è molto potente. Perché ha proprietà... Non voglio quella caramella. Ha proprietà penetranti, cioè non svanisce dopo un attacco, dopo un colpo. Va molto avanti. È anche abbastanza alta da colpire molti nemici alti. Inoltre Nago, non ho preso danno, ok? Può fare un triplo salto, quindi è comoda. Punto. È molto buona. Non che io voglia usarla contro il boss di questo mondo, però... Oddio, in effetti sarebbe molto pratica. Dipende. Se abbiamo la chance di usare Nago, vedrò. Questi due si chiamano... Donbe, quello blu, e Hikari. E... Perfetto. Vengono da un altro gioco che credo non sia mai uscito in Europa, quindi è inutile citarlo. Livello 5. E sì, somiglia a Chuchu. Perché indovinate un po', bisogna portare Chuchu a fine livello. Questo è un quinto livello, quindi bisogna per forza portare qualcuno dei nostri amici animali a fine livello. Che cosa è successo? Mi ha lanciato addosso qualcosa? Credo di sì, però non mi ha fatto danno, pazienza. Cosa abbiamo qua sotto? Abbiamo delle stelline che voglio assolutamente prendere. Abbiamo il triplo salto, quindi mi sento molto più al sicuro. E adesso infatti, uno, dos, boom. Amici animali, per caso sì, abbiamo Rick. Però Nago Fuoco è molto meglio di Rick Fuoco, no? Inoltre voglio dare un po' di screen time a Nago. Non lo so perché, forse è un'impressione mia, però credo di aver dato meno screen time a Nago rispetto ad altri amici animali, quindi voglio usare un po' Nago. Anche perché, ehi, gatti, Nicola, Diana, che sono i miei gatti, vi ricordo. Allora, andiamo qui, attenzione a questi tuomp, attenzione a questo spino, che non è uno spino in effetti, ha un nome, Spike mi sembra si chiami, perché è una punta e basta. Non posso prendere quella vita, non... ecco, forse il difetto di Nago Fuoco è che, mamma mia... Io sto fermo, non... aspetta, là che c'è? Ah, oh, oh, oh! Mi serve però l'abilità ghiaccio per andare a prendere quello. Perfetto, andiamo, su! Ah, ecco perché vi serve Rick. Perché Rick può scalare le pareti e quindi poi può andare qua sopra e prendere queste tre vite extra. Vabbè, Nago ha la stessa funzione, quindi pazienza. Tripla one up! Ho però visto un'altra cosa qua in alto. Quindi vediamo un po' se riesco a prenderla. Stavo dicendo prima una cosa su Nago. Sì, il... intanto questo è ghiaccio standard senza amici animali. Nago Fuoco non può colpire i blocchi sotto al fuoco, quindi attenzione. Ma oltre quello, pazienza, riesco ad andare qui. Perché prima sono riuscito a rimbalzarci sopra e anche adesso. Ma vabbè, pazienza. Pazienza. Ah, schermo a scorrimento, bene. Ah, parlando di Nago Fuoco, vieni qui. Fire. Bra. Bra. È divertente, ok? Attenzione. Andiamo piano, non voglio essere schiacciato da queste cose. Salta, 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 salta. Ok. Riesco a sconfiggere questi... No, posso... No, non ci riesco. Oh, no, no, no. Molta gente lo saprà, ovviamente, ma i vecchi giochi sono più... Sono più difficili dei giochi moderni. È una cosa standard. Eccola qua, Chuchu. Mia adorata Chuchu, vieni a me. Nago, non arrabbiarti così tanto, Nago. Ti riutilizzerò più tardi. In altri livelli, però, non in questo livello. Ah! Ah! Almeno... Ma... Ho davvero sputato l'abilità fuoco. Ci serve Chuchu fuoco in questo livello. Adesso proprio, quindi... Devo stare un po' più attento. Allora, fuoco. Sono porte finte, mi raccomando. Sono due porte finte e una vera. Allora, con Chuchu fuoco, se e solo se usate l'attacco e poi il salto, mongolfiera! Che fa danno ai nemici, in effetti. È utile più come abilità da minigioco, oppure da puzzle, in realtà, non minigioco, che da altro. Però funziona. E adesso posso anche finalmente mostrarvi Chuchu pulisci, Chuchu scopa. È divertentissima e ha senso perché è l'unica ragazza del gruppo. Vieni qui! Magical Girl! Dai, streghetta! Solamente la parte finale della scopa, però, può colpire nemici.
è più per estetica che per altro, come abilità scherzo. L'ho già detto se non sbaglio, e se non l'ho detto lo dico adesso. Però ci sono molte abilità che combinate con alcuni animali sono un po' meno utili di altre abilità e non si useranno praticamente quasi mai in tutto quanto il gioco. Questa si userà in realtà anche in un altro livello oltre questo. Quindi attenzione. Muai, dammi il revitalizzante, grazie. L'ho chiamato bene? Sì, ok. Non è un ricostituente, è un rivitalizzante. Voglio però riprendere... No, ho sbagliato pulsante. Ciucciulama, perché Ciucciulama è molto buona e ci serve per andare avanti, giusto? Se vado qua sopra lo vedo subito, sì, ok. Taglia. Ancora taglia. No, taglia meglio. Taglia meglio questa testa di Moai, grazie. Ancora un po'. No, ok. Prima che sputi i suoi figli dalla bocca, il conte Ugolino ritorna. No, aspetta, aspetta. Questo coso vi può colpire, eh? Sono dei pollini bianchi che ci sono anche nel primo livello, che ci hanno colpito in effetti, quindi per questo lo so, per esperienza. Ok, forse ho fatto male a togliere l'abilità lama e a prendere quella ghiaccio, ma ormai l'ho presa e quindi pazienza. Dovete sfruttare l'abilità di Ciucciù di arrampicarsi sui soffitti, altrimenti non è possibile andare avanti. Vai qui. Ok, l'ho congelato. L'importante è averlo fatto. Ora fammi andare avanti. E ho distrutto anche l'uovo, perfetto. Piano piano riuscirò a fare tutto quanto, eh. Distruggi, attenzione ai pollini, alle allergie che mi colpiscono sempre ogni anno. Brontotteri congelati. Un brontottero congelato e un brontottero congelato, fine. Non so che cosa volevo dire, ma stavo provando a dire qualcosa. Aspetta, vai, congela. Riesco forse a colpire... No, non ce la faccio a colpire quello. Però meglio distruggerlo prima di andare avanti. Adesso vai. Dai, 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 dai. Dovevo spammare di più il pulsante di salto. Pazienza. Abbiamo raggiunto la fine. È là sopra. Tu non mi darai problemi. Mi sono fatto colpire apposta, mi raccomando. Era per non cadere un'altra volta di sotto. Fine livello. E ovviamente, portando Ciucciù da... Newpun... Abbiamo ottenuto un altro cuore stella. Newpun è un amico. Non è ben definito che cosa sia Newpun. Però è un amico di Ciucciù. Pure un parente. Da quello che ho trovato è un amico e non parente. Però, ripeto, non è ben specificato. Adesso, il livello 6. L'ultimo livello. È abbastanza complesso. Non di difficoltà, ma di complessità proprio. Vieni qui intanto. Abbiamo... Abbiamo il laser di Ciucciù. Ciucciù inoltre può anche caricare il suo laser per... Eccolo qua. Non solo per farlo rimbalzare sulle pareti, ma per fargli colpire più nemici. È abbastanza buono. Se notate, dico che tutte le abilità a lungo raggio in questo gioco sono abbastanza buone, perché sto pensando in un'ottica di boss. Nelle battaglie boss, le abilità che colpiscono a distanza... Come ha fatto a colpirmi quel coso? Sono buone perché potete attaccare i boss a distanza restando al sicuro lontani da loro. Eccoci qui. Lasciate il vostro amico animale. Almeno in questa sezione bisogna stare attenti a non farsi colpire da queste sfere giganti. E non mi ha fatto lo scatto un'altra volta? Allora, andiamo. Piano. Potrei ovviamente correre di continuo, ma preferisco andare piano. Ok. Comincia il labirinto. C'è sempre un livello simile in ogni gioco Kirby. Questo cannone ci può sputare in 8 direzioni. Andate prima in basso. Qui abbiamo bene o male una stanza delle abilità. Questi cavalieri vi daranno tutte le abilità, aia, del gioco. Sono 8, quindi neanche così tante, però sono tutte quante. Quindi il livello è complesso solamente dalla prima stanza, vero? Dammi i rivitalizzanti. Queste inoltre sono le stanze di tutti gli amici animali. Qui abbiamo Rick, Kain e Q, in ordine anche. Dobbiamo prendere Kain per la prima stanza. Dall'altro lato invece abbiamo Nago, Peach e Ciucciù. Con Kain, e se riesco a trovare il cavaliere giusto anche con l'abilità elettro, vorrei andare nella prima stanza. Non dovete per forza fare le stanze in ordine, però dobbiamo usare Kain due volte, per forza aggiungerei. Quindi a questo punto usiamo Kain e poi useremo altri amici animali. Allora, si ritorna qua dentro e ci spariamo a sinistra, in alto a sinistra. Perché qui, con la lampadina, è possibile illuminare le porte e vedere qual è la porta corretta. Ovviamente cerchio è corretta e X è porta sbagliata. Vediamo un po', adesso è quella di sinistra, per esempio. Non so quante stanze ci siano, mi sembra 5, vediamo.
La porta di destra, questa è la terza stanza, mi raccomando. Niente di troppo complesso. Però dovete sapere di entrare qui, di dover entrare qui con Kain Electro, altrimenti... Sì. E questa è la quinta stanza, vediamo un po' al centro. Ce l'ho fatta? Sì, ok. Questa è la base di Rob. Notate bene che qui c'è una piattaforma rossa. Le piattaforme blu si possono attraversare sia da sopra che da sotto. Le piattaforme rosse sono a senso unico. In pratica potete solamente andare da sotto a sopra. Ora devo andare non qui, cioè devo andare qui, sì, ma devo prendere un'altra abilità. Quindi si ritorna giù. E sempre con Kain dobbiamo avere Kain Parasole, ok? Non so come ho fatto a parare quel raggio, però ce l'ho fatta. Dammi l'abilità parasole. No, dammi l'abilità parasole. E anche questo solamente con Kain Parasole. Siete obbligati a portare Kain qui. Ora torniamo dove ho aperto il passaggio prima, in basso a destra. Se volete uscire senza fare la missione, intanto salto parasole, dovete spararvi solo a destra. Non in alto, non in basso, solo a destra. E qui il motivo per cui serve Kain: andare controcorrente. Così ho preso il braccio di Rob. E ora si torna indietro. Non c'è nulla sotto di noi adesso, quindi non preoccupatevi se cadete. Però... ormai siamo tornati qui con Kain. Allora, devo andare a prendere un altro amico animale. E già che ci sto, visto che non mi ricordo dove si può usare, voglio mostrarvi un attimo Kain Pulisci. È qualcosa di molto strano che non para gli attacchi, ok? È un... oddio, com'è che si chiama? Lo Stura Lavandini, ok, perfetto. Devo prendere adesso Roccia, e non Kain Roccia. Devo prendere Q-Roccia. Non ci servono gli altri amici animali che sono qui, sono tutti e tre. Sì, perfetto, volevo controllare per sfizio. Però ci serve Q. Vi serve per forza Q-Roccia. Quindi andiamo a prenderlo. Vieni qui Q, così posso volare anche un po' più in fretta. Dopo Q-Roccia non vi servono altri amici animali per prendere le altre parti di Rob. Ah, giusto, non l'ho detto. Ma in questo livello bisogna prendere le 5 parti di Rob. Forse era anche un po' abbastanza ovvio, visto che stavo già prendendo delle parti di Rob, ma pazienza. Adesso, con Q-Roccia, dobbiamo spararci in basso a sinistra. E un consiglio, state molto attenti. La roccia vi serve solamente per queste parti qui. Poi lasciate l'abilità roccia, non vi serve più. Create invece una... ho sbagliato? Dovrei riuscire a salvarlo, ok. Create una scala per Q. Se usate per sbaglio l'abilità roccia, sono dolori, perché sotto di voi non c'è niente e cadrete. Voi non volete cadere, giusto? E quindi eccoci qui. L'ho detto, vi serve Q un po' come prima vi serviva Kain. Per andare controvento stavolta, aggiungerei finalmente vediamo l'utilizzo speciale di Q per andare controvento. È la prima volta, vero? Sì. Da adesso in poi Q non servirà più a niente, quindi lo lascio lì, tanto tornerà da solo in quella stanza. E posso scegliere in effetti se andare prima sopra o prima in alto a destra. Andiamo prima sopra. Vediamo se riesco a fare questa qui senza difficoltà. Ecco qua, il motivo per cui vi ho detto di stare attenti alle piattaforme rosse. È possibile scendere nelle piattaforme blu, ma non in quelle rosse. La difficoltà di questa stanza non è tanto l'ascesa, ma la discesa. Testa di Rob, eccolo qua. Non c'è vento qua sopra, anche se le nuvole sono tipo mezze impazzite. Ok, si corre. Vai, vai, giù, no, vai giù, ok. E non fate lo scatto a volte vi impiccia davvero un sacco, ok. Fatelo solamente quando vi serve. Ah, ce l'ho fatta. Ultima stanza, quella in alto a destra. Se questo è un labirinto, abbiamo adesso un labirinto dentro al labirinto. Seguite esattamente i passi che sto facendo io. Prima bisogna andare a sinistra. Poi bisogna prendere per forza l'abilità parasole. Se sbagliate porta o prendete quella al centro, tornerete nella stanza iniziale, quindi nessun problema, non è che è morte istantanea, però attenzione. Devo adesso prendere l'abilità elettro, ok, senza prendere danno, quindi... ok, ce l'ho fatta. Vediamo, adesso tra ghiaccio e spino, devo prendere l'abilità spino. Ok, quindi era sinistra, destra, sinistra per adesso. E credo che l'ultima sia roccia, esatto, sì. Quindi è sinistra, destra, sinistra, sinistra. La combinazione giusta. Dopo questo avrò tutte le parti di Rob, quindi posso andare ad affrontare il boss. Quello è il corpo di Rob, se non sbaglio. Ho forse il... sì, ok.
Posso tornare nella stanza di sotto? Intanto vai giù in fretta, Kirby, per andare a scegliere un'abilità e un amico animale da portare nella battaglia boss. Quindi datemi giusto un secondo che scelgo chi portare. Potrebbe essere una cattivissima idea, però non mi vedo di usare l'abilità parasole contro un boss. Idem per Peach. Quindi a questo punto usiamo Peach parasole. Farà stranissimo usare questa combinazione contro il boss, anzi contro i boss. Però pazienza, qui correte, mamma mia quanto sono inquietanti quelle lingue. Vi possono mangiare e se lo fanno vi faranno parecchio male. Abbiamo 6 cuori, 7 in effetti. Attenzione ai Twomp, spero che bastino per la Abbiamo 6 cuori, spero che bastino per la battaglia boss. Però il livello non è ancora finito, giusto? No, non lo... Oh no, aspetta, potrei aver fatto una cattivissima scelta. Andiamo piano. Oh no, questi Shotzo non mi colpiranno. O meglio, proverò a non farmi colpire. Vola! Piano, piano, piano. Questa è l'antiaerea della piramide. Abbiamo Stonehenge nello sfondo? Sì, ok. Devo stare più attento alle palle di cannone piuttosto che a Stonehenge nello sfondo. Ok, Peach torna da me. Un po' più in fretta magari. Bene. Ok, sono vivo. Piano piano. Dovrei aver raggiunto la fine del livello dopo questo cannone, giusto? No? Quanto manca? Quanto manca? Voglio andare ad affrontare il boss. Ok, ok, va tutto bene. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Fine livello. E questi due sono, uno, l'ho già detto, Rob, mentre l'altro è il professor Hector. E non so da dove venga. Rob ovviamente è il robotic operated... Grazie gioco, Buddy. Professor Hector forse chi l'ha inventato? Boh. Comunque adesso, battaglia boss contro Pon e Con. Chi ha giocato a Kirby Star Allies li conosce molto bene, però questo è il loro gioco di origine. Loro sono Pon e Con. Credo che Pon sia il Tanuki, mentre Con sia la Kitsune. Comunque, dovete usare i loro piccoli per colpirli. Di battaglia è molto simile a Lololo e la la la, se ci pensate. Però, sì, sappiamo già come si affrontano. Se riuscissi ad usare anche un po' Peach parasole sarebbe meglio, ma pazienza. Riuscirò a colpirlo prima o poi uno di questi, ok. Sto pensando di togliere l'abilità, ok. Perché non sembra molto pratica. Vediamo. Proverò a durare ancora un po'. Ok, ok, ok. Torna indietro. Torna indietro. Mi sa che... sì. Allora dopo questa... No! Ok, non riesco ad usarla bene. Oh, l'ho colpito però. Mi sa che... A breve... Ferma! Come ha fatto a non colpirmi? Ok. Allora, meglio senza abilità. Così posso anche mostrarvi la strat giusta. Dovete prendere i loro piccoli e lanciarglieli addosso. Allora, attenzione, là abbiamo un mini tanuki. Dunque, vedete qui? Eccovi qua. Ovviamente se prendete più di un... Ok, se prendete più di un piccolo e lo lanciate, la sfera di energia... non è una sfera. La stella può colpire più di un nemico e quindi è possibile colpire Pon e Con anche da dietro. E boom! Farete anche più danni. Addio Pon o Con, uno dei due. Adesso però è finita! E adesso, nella prossima parte di Kirby's Dream Land 3, affronteremo il livello 4. Mamma mia quanto dura questo video! See you next time, baby!